Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch dei soldi ragazzi per auto di lusso e quindi potrete venderle una dietro l'altra senza problemi. Per fare questo glitch avrete bisogno di un amico e questo amico dovrà avere attiva la modalità spettatori sì, in maniera tale da farci comparire a noi quando andremo sul suo profilo guarda giocatore beta. Allora, una volta fatto questo dovrete stare tutti e due nella stessa sessione in maniera che a voi vi farà respawnare in una sessione in solitario. Dopodiché che cosa andiamo a fare? Noi che stiamo in sessione insieme al nostro amico diciamo al nostro amico di avviare una gara, in questo caso precedenti penali, ma prima di fare ciò andiamo a fare guarda giocatore beta ragazzi, facciamo guarda giocatore beta e adesso vediamo che cosa farà il nostro amico. Allora, il nostro amico che è fuori nella nostra stessa sessione, nello stesso momento in cui noi avremo avviato guarda giocatore beta, lui avvierà una partita, una gara di Rockstar, precedenti penali, una qualunque comunque sia, ho messo precedenti penali perché è l'abitudine. Una volta fatto questo il nostro amico dovrà avviare la gara, arrivare al primo checkpoint, poi premerà il tasto PS, il tasto start e in quel caso farà chiudi applicazione. Ragazzi, badate bene, il nostro amico dovrà uscire dall'applicazione mentre noi dovremo restare nella modalità guarda giocatore beta. Passato pochissimo tempo ci comparirà questo messaggio: attenzione, nessun giocatore da guardare e cazzetti vari. Ci respawnerà in sessione. Una volta respawnati in sessione se tireremo giù la freccetta in pratica per guardare se ci sono gli altri giocatori e non vi farà comparire nulla, il glitch sarà riuscito. Cosa dovrete fare? Reinvitate il vostro amico nella sessione e dirigetevi al garage che volete fare il glitch. Il garage dovrà essere pieno ragazzi, quindi in questo caso una volta invitato il vostro amico avrete il garage pieno. Come vedete io ho un garage pieno, tra cui l'auto che voglio duplicare, 5 carri Rebel, io faccio così per non confondermi, poi potete fare come volete, e 4 auto di strada ragazzi. Adesso vi faccio vedere, il mio amico è nella sessione insieme a me, l'avete appena visto, e partiamo al glitch. Adesso torniamo nel garage, prendiamo la nostra Sultan, io in questo caso ho una Sultan da poraccio perché questo è il mio secondo personaggio in pratica, e usciamo fuori ragazzi. Una volta usciti fuori andremo a rubare un'auto di strada, un attimino che vediamo di trovare una cazzo di auto di strada e niente, andremo a rubare un'auto di strada perché mi hanno appena ucciso e andremo a rientrare con l'auto di strada nel garage. Io per non confondermi la sostituisco con una Carry Rebel. Una volta in garage prendiamo un'auto di strada, una che abbiamo, non la stessa con cui siamo entrati, una diversa ragazzi, ed usciamo fuori e come vedete abbiamo la nostra Sultan sulla strada. Adesso risaliamo sulla Sultan e rientriamo in garage ragazzi. Guardate bene che sono un pochissimi semplici passi, ma molto utile il glitch. Una volta in garage risaliamo sulla Sultan, riusciamo in strada e lasciamo la nostra Sultan, prendiamo un'auto di strada che se magari il nostro amico ce le prende è meglio perché almeno non abbiamo gli sbirri che rompono al cazzo, e rientriamo in garage e sostituiamo con un'altra auto, prendiamo un'auto diversa da quella in cui siamo entrati e usciamo fuori, prendiamo la nostra Karin Sultan e rientriamo dentro. Allora, alcune volte questo glitch falla, in pratica toppa, come andrete a vedere. Non ho tagliato perché ho voluto farvi vedere proprio questa cosa. Adesso io vado a mettere
l'auto che ho trovato per strada, fino adesso si può dire che io ho fatto tutto bene, vado a mettere l'auto che ho trovato per strada e esco con un'altra auto. Ma cosa succede? Che la Sultan non c'è più. Se vi dovesse succedere così, cosa dovete fare? Rientrate con l'auto che siete appena usciti, prendete la Sultan e riuscite con la Sultan e rifate l'intero procedimento, ragazzi. Nulla di più semplice. Il glitch è questo, approfittatene perché penso che lo faceranno in fretta. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.